Buongiorno a tutti. Oggi andremo ad analizzare alcune strategie utili ad allenare il primo passo difensivo. Iniziamo dalla definizione di difesa, ovvero quell'attività svolta per ostacolare le azioni d'attacco dell'avversario, nella quale ogni difensore ha il compito di controllare un determinato avversario seguendo i suoi spostamenti, oppure nella quale ogni giocatore è affidato alla difesa di una zona del campo. Riconosciamo diverse tipologie di difesa: una difesa uomo, una difesa zona, un recupero, un aiuto, un raddoppio. E in tutte le altre forme. Partiamo vedendo il video di uno contro uno tra Kawhi Leonard e il giocatore di Denver. Andiamo a vedere come difende. Rivediamo. E ora guardate alcuni gesti che lui fa. Questa è una situazione di uno contro uno aggressivo. Che Kawhi. Nega il palleggio di Durant, poi lo segue e poi lo stoppa. Rivediamolo una seconda volta. Nego il palleggio e stoppa. Questa è una situazione nella quale mette un po' di pressing su Dwayne Wade. Andate qui anche a vedere come è basso, come spinge. Cooper, sto basso e lo prendo palla. Questa situazione è un close out. Guardate bene come cambia efficacemente direzione. E come tra l'altro è molto bravo a stare sempre basso per riuscire a spingere verso l'alto per poi stoppare il tiro. Ora andiamo ad analizzare la situazione di post basso, nella quale Kawhi difende su Dwayne Wade. Nella parte slow-mo vediamo benissimo come riesca a tenere gli angoli bassi e gli angoli favorevoli al gesto motorio, sia di difesa, ovvero di scivolamento, che di stoppata. Ora andremo ad analizzare due tipi di posizione fondamentale, una posizione fondamentale offensiva ed una difensiva. Nella posizione fondamentale offensiva possiamo osservare come la larghezza dei piedi è perfettamente identica a quella delle spalle. Questo per garantire un'efficace propulsione e